sala ci è servita per scaldarci un po' e ora questo è un punto di partenza ovviamente per noi, perché ci aspettiamo ancora molto di più da noi stesse, quindi siamo sempre in crescita e sempre in salita fino a Rio. In gamba. C'è una piccola cosa, un rimpianto, qualcosa che magari non è andato per il verso giusto secondo voi? Secondo me è andata benissimo. No, allora oggi e anche ieri ci siamo sentite benissimo in pedana, ce lo siamo detto anche tra di noi appena uscite dall'esercizio dai nastri, ma anche oggi ai cerchi la stessa cosa. In pedana ci siamo sentite molto unite, molto agguerrite tutte e cinque, e quindi questo è stato l'importante. Dopo Lisbona è stato difficile, diciamo, riprendere la via giusta, ma ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo impegnate ogni giorno in palestra, in allenamento, e il nostro lavoro ha portato in frutti. Lo aspettavate? Ve lo aspettavate questo successo? Beh, diciamo che non c'è mai nulla di scontato in questo sport. Noi abbiamo lavorato veramente tanto e non è niente scontato, quindi siamo contentissimi di questo risultato e la strada verso Rio è ancora lunga e lavoreremo ancora molto di più. Una squadra che cresce ogni giorno di più, in compattezza questa squadra cresce ogni giorno di più. Sì, siamo sempre in crescita, lavoriamo sempre di più per arrivare all'obiettivo più pronte che mai. E qual è il prossimo obiettivo a questo punto? Cosa? Il prossimo obiettivo, il prossimo step qual è? Migliorarsi sempre di più alle prossime gare, che sono gli europei a giugno e le olimpiadi ad agosto. Ce la metteremo ogni giorno tutta. Manuela, Marta voleva aggiungere una cosa. Manuela, siamo già sentite ieri, complimenti, la soddisfazione. Oggi è stato bissato questo 18, insomma ci voleva. Le ragazze oggi determinate, ma veramente in pedana sono state eccezionali. Io per la prima volta dopo quanti 30 anni di gara mi sono emozionata a metà dell'esecuzione, ma per la loro determinazione, perché io ho la fortuna di allenarle e di vederle tutti i giorni in allenamento, mi regalano delle esecuzioni bellissime. Però per la prima volta a me volevo applaudire, cosa che non mi è mai capitata. Quindi veramente è una bella energia, sono molto contenta. Naturalmente tutto è ancora in salita, però le ragazze si meritano questa vittoria oggi. Marta voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che noi stasera saremo sul gradino del podio, ci applaudiranno, ma questo lavoro è merito di tante persone, quindi grazie. Uno all'aeronautica militare, che per noi è un sostegno importantissimo. Ecco. Penso che i primi tre posti siano più o meno confermati, più o meno, quelli Italia, Bulgaria e Israele. Che erano, esatto. Allora, secondo la mia classifica personale, Italia, Bulgaria, Israele, l'Ucraina, la Bielorussia e il Giappone, queste le prime, poi insomma vedremo anche le altre. Intanto stiamo vedendo gli highlights, credo, dell'Uzbekistan. Sì. Ecco, anche questa è una squadra che negli ultimi due anni è venuta fuori, perché anche loro non hanno una grande storia da un punto di vista squadra, mentre hanno una ottima storia per quanto riguarda gli individuali. Non so se possiamo vedere anche gli highlights dell'esercizio della squadra azera, che non abbiamo seguito perché eravamo impegnate con le farfalle. Lo chiedo ad Antonella in diretta. Questo è intanto ancora. Se riusciamo a vedere qualche passaggio della squadra azera, che non abbiamo tanto. La squadra azera 16,90 il punteggio, sì. Si è migliorata rispetto a ieri.